Quindi, come potete vedere qui, la foto di Ernesto Ceresini c'è, però il libro è stato preparato prima, non è una risposta naturalmente ad altre pubblicazioni dove invece Ernesto Ceresini non c'era. Perdonami, Michele, se sono andato subito a spulciare, a controllare che non ci fossero situazioni così che abbiamo vissuto per altre pubblicazioni che sono uscite in questi giorni e che peraltro sono state No, poi certo. anche Anzi, ampiamente chiarite. questo deve essere Sì. visto solo come un completamento ai vari libri che sono già in distribuzione, perché non Intanto vuole guarda con essere la una risposta a copertina. nessuno, ma solo semplicemente un completamento. Questo è un almanacco, è nato 3 anni fa dalla mia ricerca spasmodica di trovare tutte le statistiche del Parma, dall'inizio alla fine. Quindi dal 1913 a oggi, e ho voluto trovare assolutamente tutte, ma proprio tutte le formazioni, tutti i giocatori che hanno militato nel Parma, chi ha segnato, quando ha segnato, tutte le formazioni, le fotografie delle formazioni del Parma e completamente con alcune chicche. Ma non è un libro fotografico, è un libro di statistiche, è un libro di dati. Tutto quello che ha fatto il Parma in 100 anni qua c'è. Quello Certo, tra l'altro vedo che lo stile è più o meno quello dell'almanacco Panini, è, proprio perché assolutamente. mi dicevi che Io sei sono nato, no, nato con gli con il almanacchi, Panini esatto, classico e sono nato con gli quindi, almanacchi e volevo un almanacco del Parma. quindi insomma, un omaggio oltre al Parma del centenario anche a quella che può essere stata insomma, la Sì, nostra la nostra gioventù, infanzia, sì, diciamo, il con. format che girava durante la nostra infanzia, naturalmente. Però vedo che non ci sono soltanto statistiche, anzi no, prima ti interrogo, c'è anche la famosa Coppa delle Alpi Sì, all'interno, assolutamente, certo. perfetto, perché Tutto. c'erano degli appassionati che a suo Sì, tempo mi no, avevano scritto certo. che di solito è un capitolo che difficilmente si trova, Sì, che invece è stato certo, è stato sviscerato, sviscerato. perfetto. E sei riuscito, diciamo così, anche nella sintesi, no, di mettere insieme non solo i tabellini completi con le foto ufficiali Certo. dell'epoca, noi adesso abbiamo davanti per esempio quello del 1931-32, quindi proprio tanto da far vedere che non ci sono soltanto le ultime, che è No, no, anche abbastanza assolutamente. facile da reperire. Avete unito, utilizzo il plurale perché tu sei il Sì, coautore, c'è anche Carlo Fontanelli di cui parleremo tra alcuni istanti. assolutamente. Siete riusciti ad unire la storia del Parma ma anche la storia dei Boris, insomma, vedo che c'è un Assolutamente, omaggio proprio ai tifosi, agli ultras del Parma che si apre con il doveroso ricordo di Matteo Bagnaresi e via via c'è un po' tutta quanta la storia dei Boris, io direi scritto insomma da uno della Curva Nord. assolutamente. Certo, naturalmente. Lo stralcio della storia dei Boys è preso dal sito internet dei Boys direttamente. Noi abbiamo voluto mettere i Boys perché comunque senza i Boys di questi 35 anni il tifo Parma è sentito grazie ai Boys. Quindi è per noi è una soddisfazione poter descrivere i 35 anni dei Boys che hanno festeggiato nel 2012. Abbiamo approfittato della situazione del 35esimo per inserirlo nel centenario del Parma Calcio. In più c'è un ricordo di Matteo Bagnaresi, doveroso a mio avviso, e poi tutti i colori del Parma, cioè tutte le maglie che hanno indossato i giocatori del Parma, non in fotografia ma in disegno per appunto vedere le varie differenze di casacca in casacca. Sì, infatti ci eravamo soffermati su questa pagina, anche perché tu sai insomma, che si è sempre discusso tra la maglia crociata e la maglia, soprattutto quella giallo-blu a Certo, strisce orizzontali, che certo. insomma ha scritto pagine di storia, diciamo così, importanti, ma Certo. che insomma, obiettivamente non è che sia proprio storica, 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 no? Come possiamo appunto vedere, insomma, di giallo-blu tracce ce ne sono, giustamente. Con le strisce verticali a compimento di quello che è lo scudetto classico, negli anni 70 avevamo la maglia giallo-blu crociata, che secondo me è sempre molto affascinante, sarebbe bello riproporre così come era stato fatto qualche anno fa. Strisce giallo-blu orizzontali sono un po' rubacchiate alla Rugby Parma, però sono stati alcuni anni Sì, importanti che hanno sicuramente. lasciato direi il segno, no, nella storia del Parma. Certamente. E quindi c'è, diciamo così, anche questo excursus, no? Certo, Proprio doveroso. sulle maglie. Sì, però lei sa proprio un libro
di dati statistici. Tutto quello che ha fatto il PAM in 100 anni qui c'è. Grazie anche, qui mi riallaccio all'altro autore, Carlo Fontanelli, certo, che ha scritto più di 500 libri dedicati al calcio attraverso la propria casa editrice che si chiama G Edizioni di Empoli. E poi sono anche gemellati, naturalmente, quindi ci sta proprio bene. Grazie a lui, anche grazie a lui che siamo riusciti ad avere tutti i dati maniacalmente, direi, di questi 100 anni. Proprio lui ha questa attività che si occupa quindi anche di statistiche, vediamo che è proprio lui, quindi è autore e anche editore per certi autore versi, e anche editore. Che ha scritto i motivi, leggo qua, esatto, no? Mentre tu insomma ci hai messo anche la parte romantica con questo amore giallo-blu. Sì, io essendo di Parma e tifando Parma da sempre non potevo mancare a un discorso più sentimentale che non magari di più freddo di statistica, insomma. Ho voluto dare un colore di sentimento a un libro che comunque è statistico. Certo, e abbiamo visto prima che c'è la foto di Ceresini, come diciamo, c'è stato tutto questo tourbillon in questi giorni, proprio così, dal punto di vista mediatico, su internet e quant'altro, con tutte le varie polemiche, insomma qua siamo a prova di non polemica, teoricamente, no? Dovrebbe esserci sì, proprio... assicuro che è stato un caso, nel senso che noi abbiamo inserito le varie foto... Certo, hai messo anche quella di Tanzi. Da qualche parte, non è curato la parte fotografica, però è curato quella dei testi. Comunque vedo che gli anni 90 sono ben approfonditi e vedi che c'è qua, te l'ho trovata io alla fine, vedi che c'è anche Callisto Tanzi, giustamente, quindi non ci sono... Ti dimostri di aver almeno sfogliato il libro, vedi che sono preparato, non volevo farmi prendere in castagna. Senti un po', ci sono poi personaggi importanti anche come la Spriglia, ma dicevamo che non è un libro fotografico, no, ma proprio di dati, perché tante volte... Si dice i freddi numeri, no? Ma i freddi numeri sono poi quelli che rimangono su questi volumi, cioè quando uno tra qualche secolo vorrà dare un'occhiata a quel che ha combinato il Parma. Dove eravamo, come eravamo, cosa abbiamo fatto, i nomi soprattutto, i nomi come sono cambiati, le formazioni, le squadre in campo, i giocatori, gli allenatori, i minuti in cui hanno fatto gol, chi ha fatto gol. Sono tutte cose che io come tifoso personalmente volevo avere. E sentivi un po' la mancanza, via, anche se ci sono altri libri di statistica, per carità, però sublima, no? Sì, insomma, completa quello che già c'è. Non dico che va a sostituire niente, ma semplicemente completa quello che già c'è. Perché naturalmente in questo libro sicuramente ci sono delle mancanze che sopperiscono altri libri. A sua volta questo libro sopperisce delle mancanze di altri libri, per cui insomma completa. Certo, ci si avvicina un'altra foto. Ma poi ci saranno dei lettori attentissimi sicuramente verranno a farci le pulce, dopo io poi farò il gabibbo della situazione, verrò a sfrucugliarti eventualmente, poi invece se non arrivano vuol dire che insomma, il lavoro è stato, ha superato anche il controllo di questi rigorosissimi. Spero che qualche errore ci sia, così meno dimostra che qualche lettore l'hanno letto assolutamente approfonditamente. Senti, che è poi l'obiettivo certo, ci si sta avvicinando al Natale, adesso vediamo insomma un po' anche una parte commerciale, no? Che è su via, dove lo troviamo questo volume, che può essere un ottimo regalo anche per Natale, oltre che per se stessi, chiaramente. Lo troviamo nei migliori librerie di Parma, in alcune edicole selezionate e sul sito www.parma1913.com. E sfido chiunque tifoso a non ricordarsi questo. Esatto, direi che sia abbastanza che entra nell'orecchio perfettamente. Senti, parliamo un po' anche di questa copertina, un po' la filosofia, la croce naturalmente nera su fondo bianco, ma il giallo-blu che emerge sui bambini. C'è forse anche un significato verso il futuro, certo, pur essendo un libro del passato. No? Non vuole essere un libro definitivo, vuole essere un riassunto di 100 anni, però poi c'è tutto il calcio anche che gioca domenica. Quindi il futuro assolutamente è Parma Calcio.